Ed eccoci qua ragazzi, come promesso nel video in cui guarderemo e commenteremo l'ultimo dossier chiuso del database di Gotham Knights, almeno per finire questa storia. Però vi prometto che nei prossimi video vi parlerò anche delle missioni secondarie, sempre nei dossier chiusi intendo dire. Cominciamo subito a dirvi la testa del demone. Cieli pericolosi. Talia faceva partire i suoi Mambat dal cimitero di Gotham City, la sua operazione è nascosta laggiù da qualche parte. E poi c'è il pozzo di Lazzaro. Il piano di Talia non era semplicemente creare Mambat, ha usato il pozzo di Lazzaro per resuscitare Bruce e manipolarlo in modo che uccidesse per lei. Gli ha fatto il lavaggio del cervello, gli ha detto che eravamo impostori e l'ha fatto combattere contro di noi. E quando siamo finalmente riusciti a farlo tornare in sé, lei ci ha attaccati. Bruce si è frapposto tra noi ed è stato colpito. Con lui al tappeto abbiamo combattuto contro Talia, riuscendo quasi a batterla. Ma poi è arrivata la corte dei gufi e Talia è riuscita a svanire, lasciandoci a difendere il pozzo di Lazzaro. È stato allora che Bruce ha acceso il Batwing e ci ha detto di scappare. Pensavamo che l'attacco d'Italia l'avesse messo fuori combattimento, ma l'ha sfruttato come copertura per arrivare al Batwing. Si è schiantato dentro il pozzo di Lazzaro, facendo crollare la caverna e disperdendo così i membri della corte dei gufi. Non è sopravvissuto, anche senza il crollo della caverna è probabile che l'attacco d'Italia sarebbe stato fatale, ma ha usato i suoi ultimi istanti per assicurarsi che uscissimo sani e salvi. Adesso tocca a noi proteggere Gotham City, non lo deluderemo. Che dirvi? Questo era l'ultimo dossier chiuso del database di Gotham Knights e più che altro era il gran finale della storia. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e mettete un mi piace. Arrivederci a tutti. Vi aspetto nei prossimi video con la spiegazione delle missioni secondarie che troviamo qui nei dossier chiusi. A presto.